E con il taglio del nastro prende ufficialmente il via Cartoceto Doppil Festival 2018, la mostra mercato dell'olio e dell'oliva che celebra l'oro verde delle Marche. L'evento, giunto alla 42esima edizione e organizzato dal Comune e dalla Proloco Cittadina, anche quest'anno prevede un programma ricco di iniziative ed eventi collaterali. A farla da padrone per due domeniche, i frantoi, i mercatini dei produttori, le degustazioni, le osterie diffuse, ma anche teatro, laboratori per bambini, animazione di strada e grande musica con Sergio Cammariere, Walter Ricci e Fabrizio Bosso. Impegno ufficiale dopo la sua elezione, il primo evento al quale partecipa. È un piacere venire a Cartoceto, anche perché io vengo da una storia di alimentazione di qualità e venire qui a Cartoceto, dove c'è e si fa uno dei migliori oli d'Italia, per me è solo un piacere. E poi all'amico Rossi, sindaco, non potevo dire assolutamente no. Quindi la vedremo impegnata nei prossimi anni e ovviamente quali sono i suoi obiettivi ora da presidente? Ma io spero innanzitutto di non deludere nessuno. Ringrazio tutti quelli che mi hanno votato e anche quelli che non sono venuti. Io sarò il presidente di tutti i sindaci e di tutte le amministrazioni e sicuramente, essendo l'alimentazione d'eccellenza uno dei miei il lavoro che ho svolto per tutta una vita, l'ambiente e le scuole, la pubblica istruzione, credo che questi saranno i punti principali su cui focalizzerò il mio mandato, senza naturalmente dimenticare le strade. Buon festival! Grazie a voi! Un grande lavoro di comune, Proloco, tanti volontari, di certo un evento in grado di apportare uno sviluppo economico e di promuovere ovviamente il territorio, quindi anche dal punto di vista turistico è importante. Ma soprattutto dal punto di vista turistico. E diciamocela tutta, dove ci sono le Proloco gli eventi vanno in grande stile e in grande forza, tanti turisti che vengono da tutta Italia. Quindi grazie alle Proloco che fanno un lavoro di promozione territoriale, parlando proprio della Proloco di Cartoceto, e qui si vede bene che funziona perché c'è un grande accordo tra l'amministrazione comunale e la Proloco, un grande sindaco bravissimo, un gran bravo presidente della Proloco, che anche tutto il suo direttivo chiaramente oltre al suo presidente. È chiaro che le Proloco svolgono un ruolo fondamentale ed importante di collante del nostro territorio tra l'amministrazione comunale e quelle che poi sono tutte le attività turistico-ricettive del nostro territorio. E grazie alle Proloco che noi possiamo vantare di avere tanti turisti in questo territorio, e da qui io lancio anche un'idea importante di allungare il progetto del Natale, farlo partire dai primi di ottobre con il tartufo, con la DOP Cartoceto, per renderlo tutto in un unico progetto di promozione e di accoglienza turistica. Se noi riusciamo a lavorare insieme, a proporre i nostri, oltre agli eventi natalizi, a proporre anche questi eventi ai tour operator, ai turisti, ma non solo in Italia, anche all'estero, sicuramente saremo forti e saremo sicuramente molto attrattivi, perché abbiamo tante peculiarità, tanta storia, tanta cultura e tanta enogastronomia da proporre ai nostri turisti che verranno nei nostri borghi. Peculiarità proprio come l'olio, ha già avuto modo di assaggiare quello di quest'anno? Sì, l'ho già assaggiato poco fa, l'olio è buonissimo quest'anno, anzi vi invito a venire nella DOP Cartoceto, perché la Reale DOP Cartoceto comprende più comuni, un olio di eccellenza, una qualità particolare, perché si vede la cura, l'amore del nostro territorio e soprattutto ringraziamo anche i nostri agricoltori, i nostri professionisti del territorio, perché è grazie a loro che possiamo sicuramente degustare ed apprezzare le nostre peculiarità.
Sindaco, ha appena tagliato il nastro di questa 42esima edizione, ovviamente presenti autorità civili, militari e religiose, e suo nipotino che tiene in braccio. Sì, era curioso di entrare in TV, allora gli ho detto adesso lo zio ti fa vedere come è fatta la TV. Scherzi, scherzi a parte, è una bella soddisfazione, devo dire la piazza pienissima, tanta gente per questa 42esima edizione della Mostra Mercato dell'Olio dell'Oliva, un percorso che si è sviluppato tra l'altro anche dal 2014 in quella che è la veste festivaliera, con tante iniziative artistiche, culturali, di spettacolo che primo fra tutto caratterizza particolarmente il Teatro del Trionfo, ma ovviamente anche tutte quelle che sono le piazzette, i viottoli e in generale tutto il borgo storico di Cartoceto. Abbiamo voluto creare questa nuova veste anche per far sì che tanti target turistici, di visitatori, potessero apprezzare tutti quelli che appunto sono i tratti connotati di questo nostro territorio, e non soltanto invece per quello che è il prodotto e resta il prodotto principe, e cioè l'olio DOP Cartoceto, che trova ovviamente sempre spazio nel cuore pulsante di questo evento, che è qui appunto Piazza Garibaldi con tutto il mercato dei produttori olivicoli. Una manifestazione che continua a crescere anno dopo anno e che prosegue domenica prossima. Prosegue domenica prossima, anche quest'anno tanti partner istituzionali e non, un programma ricchissimo in queste due domeniche. Credo che la ciliegina sulla torta di questa domenica sia senza dubbio il concerto al Teatro del Trionfo di Sergio Cammariere, mentre domenica prossima l'appuntamento sarà con Walter Ricci e Fabrizio Bosso, due mostri del jazz, che come dicevo prima, un po' come ciliegina sulla torta, animeranno questo festival Cartoceto DOP. Però non dimentichiamo, e invito anche i telespettatori a vedere nel dettaglio il programma, perché davvero le iniziative di spettacolo artistico, enogastronomiche, sportive e tanto altro sono davvero davvero numerose. Nel suo intervento poc'anzi ha fatto una precisazione: dovremmo dire Cartoceto, olio DOP Cartoceto senza la D. Ce lo puoi ripetere, così lo facciamo capire anche ai nostri telespettatori? Sì, ho voluto fare questa precisazione perché molto spesso si dice olio DOP di Cartoceto. In realtà dobbiamo parlare di denominazione di origine protetta Cartoceto, che sottintende anche altri territori, tra cui il territorio del comune di Fano, di Colli al Metauro e di Monbaroccio, oltre ovviamente Cartoceto, e quindi è corretto parlare di areale. Tra l'altro colgo anche l'occasione per dire che quest'anno, proprio in occasione del Festival Cartoceto DOP, abbiamo voluto organizzare insieme a tutte le altre proloco, oltre a quella di Cartoceto, di tutte quelle ricadenti all'interno del territorio dell'areale, il Gran Galà del Gusto, che sarà una serata di grande gusto, di grande spettacolo, con l'orchestra Casadei e il Diavolo d'Acqua Santa al Maxi Dancing Settimo Cielo alle ore 20 di sabato 10 novembre, serata per la quale la prenotazione però è obbligatoria presso tutte le proloco del territorio. Oggi presenti anche alcune persone, una rappresentanza del comune gemellato con Cartoceto. Esatto, oggi anche una rappresentanza nutrita del comune di Ugelsheim, tra l'altro con il sindaco, con la regina e la principessa dell'Aspargo, perché se noi abbiamo l'olio DOP, il comune di Ugelsheim, che è gemellato con il comune di Cartoceto da tanti anni, ha come prodotto principe quello dell'Aspargo, ci fa molto piacere, tra l'altro una delegazione molto numerosa, che ovviamente tornando a casa ogni anno e raccontando di questa splendida esperienza qua a Cartoceto, ovviamente non fa altro che incrementare ulteriormente i flussi turistici e di visitatori che poi animano non soltanto Cartoceto, ma più in generale tutto il territorio provinciale. Allora iniziamo questo nostro percorso, buon proseguimento sindaco, grazie. Buon proseguimento e buona visita a tu e ai tanti turisti che oggi davvero sono presenti qua a Cartoceto. E quello che caratterizza la manifestazione è un percorso articolato tra enogastronomia, arte, musica e natura. Ad esempio Piazza Garibaldi possiamo definirla la roccaforte dei produttori, i quali mettono in esposizione e quindi anche in vendita le loro eccellenze enogastronomiche. Il 2017 è stata un'annata eccezionale, quest'anno Alessandro com'è andata? Quest'anno non è l'annata dell'anno scorso, però dobbiamo dire che la qualità quest'anno è buona, e la quantità no, purtroppo quest'anno ce n'è molto di meno rispetto all'anno scorso. E la mosca ha provocato danni oppure vi ha salvati? La mosca, essendo stato un anno abbastanza umido,
si è fatta vedere, però devo dire che chi ha trattato sia in maniera, noi siamo biologici, ma comunque sia in maniera naturale, sia in maniera diciamo più chimica, comunque sia la difesa abbastanza bene. Le aziende che operano nel settore si sono difese bene. Insomma, è possibile anche producendo biologico cercare di contrastare questi aspetti in modo del tutto naturale, per cui un olio sicuramente è sanissimo. Sì, sicuramente è sano, questo senza dubbio. Si può lo stesso combattere la mosca, lo si fa con metodi naturali, quindi utilizzando repellenti naturali. Io dico sempre che le armi ci sono più deboli, sono più leggere, però ci sono. Anche noi non è che aspettiamo insomma solamente l'aiuto dall'alto, ecco. Esatto. Che cosa avete oggi in esposizione? Allora, i nostri prodotti sono abbastanza semplici, sono pochi. Abbiamo il nostro olio biologico, e abbiamo il liquor d'olivi, che come sapete è un po' una novità, quindi è il prodotto fatto con la pianta dell'olivo, un digestivo. E poi abbiamo l'acqua vite di Perangelica, anche questo diciamo è un po' prodotto unico, un po' simbolo del nostro territorio, Colli al Metauro. E in particolare Serungherina, che è un po' il paese dove nasce questa pera meravigliosa. E ovviamente davanti l'assaggio per il pubblico, quello non poteva mancare. Assolutamente. Avete ricevuto dei gradimenti insomma per l'olio, che tipo di sapore ha quest'anno? È piccante? Beh, quest'anno allora ovviamente è stato fatto da pochissimo, quindi noi abbiamo già terminato da una settimana circa la raccolta, è buono. È piccante e amaro. I sentori di piccante e amaro rispetto allo scorso anno sono leggermente più bassi, sì. È un po' diciamo più leggero, in gergo un po' più dolce, anche se non si dice dolce, però è così, è così. E un altro casottino dove ovviamente si vende l'olio DOP di origine protetta, anche l'azienda agricola Beltrami, un'azienda biologica, è presente a questo festival di Cartoceto. Valeria, quest'anno com'è andata la produzione? Beh, rispetto all'anno scorso un po' scarsa, sì, anche per noi, però la qualità c'è comunque. Quanto vi ha reso? Ha fatto la media del 14. Okay. Più o meno sì, sentiamo 14, 15, 16, più, insomma è difficile quest'anno perché sono anche meno, si fa difficoltà. Che cosa abbiamo? Le taniche da 5? Le taniche da 5 classica. E la classica bottiglia da 7,50 e poi i nostri prodotti, legumi e la passata di pomodoro, sempre di nostra produzione, tutto biologico. Tutto biologico, sì, tutto? Sì, noi, la nostra azienda è solo esclusivamente biologica. Ricordiamo anche dove vi trovate. Ci troviamo alla sede legale a Serungarina, però anche a Cartoceto ci trovate. E anche domenica prossima sarete presenti. Sabato e domenica prossima. E per il quarto anno consecutivo è presente anche l'Istituto Mengaroni, che continua a collaborare con Cartoceto dopo il festival. Professore, quarto episodio dell'Arte in Centro. Sì, quest'anno siamo alla quarta edizione. E quindi come si diceva l'Arte al Centro, il capitolo 4, e quest'anno abbiamo come iniziativa i reporter in azione, cioè i ragazzi della quinta F dell'indirizzo audiovisivi multimedia gireranno per il centro storico di Cartoceto e fotograferanno quindi i vari eventi, quello che sta succedendo qua in mezzo a noi, per poi partecipare al prossimo anno con una mostra fotografica sempre allestita qui a Cartoceto di tutti i lavori svolti dagli studenti. Quindi vi aspettiamo per il prossimo anno con la speranza di ripartecipare l'Arte al Centro capitolo 5. Sì, poi sicuramente torneremo a vedere anche i lavori e tutto quello che state facendo. Mariana, vi state divertendo? Avete già cominciato a scattare qualche fotografia? Sì, adesso abbiamo iniziato poco fa, dobbiamo andare anche su nel centro storico a fare qualche foto anche là. E quindi sono un po' tutto il borgo, un po' tutto quello che rappresenta questa manifestazione. Anche il taglio del nastro? Sì, anche quello, certo. Certamente è il clou che dà il via a questo evento ufficiale. Domenica prossima, l'11, di nuovo, ci saranno sempre i ragazzi della Quinta Eve per continuare questo servizio, questo lavoro. Quindi è un lavoro che poi continuerà anche durante l'anno scolastico, per poter stampare, quindi elaborare le immagini che loro hanno
hanno fotografato qua. Anche perché, vogliamo dirlo, non si impara soltanto sui banchi di scuola, ma anche proprio sul posto, quindi a maggior ragione li mettono a contatto già con quello che potrebbe essere un futuro lavoro. Sì, anche perché è proprio il loro lavoro, no? Quindi il loro indirizzo. E volevo proprio ringraziare anche l'amministrazione comunale di Cartoceto perché, e la Proloco, perché proprio ogni anno ci invitano, perché evidentemente quello che fa il liceo artistico Mengaroni di Pesaro piace, cioè viene apprezzato, quindi voglio dire, ed è una bella esperienza per tutti i ragazzi, perché ogni anno partecipiamo a questa manifestazione con diversi indirizzi, quindi con diverse classi, non è solamente un lavoro di un unico indirizzo, ma di tanti, di tutta la scuola. Bene, buon lavoro a tutti, grazie ragazzi, ciao! Minardi, un borgo che è rinato dopo il crollo delle mura, dopo le voragini, insomma, Cartoceto ha passato e superato dei momenti difficili grazie anche al supporto della Regione Marche ed oggi si continua a celebrare l'olio in questa piazza e in questo borgo fantastico. Beh, la Regione Marche è sempre vicina ai territori, poi essere presenti quando ci sono eventi importanti come questo non è soltanto un'occasione di valorizzazione, ma è un'opportunità per sviluppare l'economia di un territorio. Sappiamo bene che l'olio extravergine di oliva qui a Cartoceto, dove c'è la DOP, ha una sua rilevanza, una sua importanza, ma l'olio extravergine di oliva ha un'importanza anche per il resto delle Marche. Abbiamo 72.000 ettari di uliveti nelle Marche, una produzione che va a 350.000 circa quintali di prodotto, 35.000 quintali di olio extravergine di oliva. Sappiamo che l'olio extravergine di oliva è un'opportunità per la dieta mediterranea, è alla base della dieta mediterranea ed è un'opportunità anche per la nostra salute, perché previene l'ictus, previene le malattie cardiovascolari, previene l'infarto, quindi insomma utilizzare l'olio extravergine di oliva è a volte magari una piccola spesa in più quando si va a fare la spesa, ma è un investimento sulla propria salute per il futuro. L'altra opportunità è questa, che una manifestazione come quella di Cartoceto legata alla DOP è un evento di promozione del territorio, perché gli uliveti, l'olio extravergine di oliva fa parte della cultura, dell'identità di questo territorio, in particolare di Cartoceto, anche se la DOP non riguarda soltanto il comune di Cartoceto, ma sappiamo che questi prodotti come il tartufo sono, e come prodotti autunnali sono un'occasione di promozione dell'autunno. Io vorrei ribadire che questa provincia, che il nord delle Marche, vive una seconda alta stagione, dal 1 di ottobre al 6 gennaio, perché finita l'estate iniziano le manifestazioni legate al tartufo, Acqualagna, Sant'Angelo in Vado, Pergola, Pecchio, Cartoceto con la sua festa e la mostra della fiera della DOP, dell'olio extravergine di oliva, e poi partono i mercatini del Natale, che fanno registrare il tutto esaurito. Quindi abbiamo prodotti della terra ed eventi come quelli dei mercatini che sono diventati un punto di riferimento a livello nazionale e in alcuni casi anche a livello internazionale, che in questi periodi fanno registrare il tutto esaurito. Quindi è un modo per sostenerli da parte della regione, per valorizzare il turismo, per valorizzare il territorio, per fare economia. Presidente, un grande lavoro della Proloco anche quest'anno, insomma l'allestimento di tutta la mostra mercato e tutto ciò che riguarda gli eventi collaterali. Sì, esatto, sono circa un mese che cerchiamo di preparare questa manifestazione. Abbiamo circa una trentina di espositori in piazza, come anche quest'anno hanno risposto alla chiamata della Proloco e dell'amministrazione per questa manifestazione. Siamo alla 42esima mostra mercato, che da qualche anno, come tutti sappiamo, si chiama Cartoceto dopo il festival. Questa sera abbiamo rinnovo l'invito a tutti, perché abbiamo Camariere che sarà a teatro, le osterie diffuse per tutto il paese. E oggi abbiamo inaugurato anche l'ex spesa pubblica dedicata a Giuliano Grossi. Questa è una cosa che mi fa particolarmente piacere ricordarlo, perché Giuliano Grossi è stato uno dei principali fautori della Proloco di Cartoceto, e non solo, perché è stato presidente della Proloco di Cartoceto, umpli provinciale e anche un consigliere regionale, quindi ha dedicato la sua vita alle Proloco. Oggi abbiamo dedicato questo piccolo manufatto di Cartoceto, che era un'ex spesa pubblica, alla sua memoria, che lui ha
prima di morire ha cercato in tutti i modi di cercare di restaurare. Oggi gliel'abbiamo dedicato con questa inaugurazione ed è come penso che sia dovere in una giornata di inaugurazione dedicata alla Mostra Mercato fare una inaugurazione della Pesa di questo locale dedicato a Giuliano, penso che sia una cosa bellissima. E, cosa dico? Dico ringrazio l'amministrazione, ringrazio tutti i volontari della Proloco, delle associazioni che ci danno una mano a realizzare questa manifestazione, che senza di loro non riusciremo a tirare avanti questa cosa. Quanti siete, Presidente, più o meno? Tutti i volontari della Proloco? I volontari tra Proloco e associazioni sul territorio circolano circa 50-60 persone su questa manifestazione. Oggi qui nel nostro stand avevamo una quindicina di persone, c'è la protezione civile qua su che hanno una decina di persone che hanno dato una mano a montare tutti gli stand, la Via della Seta, l'SPDM di Ponte Murello, gli amici di Ripalta, l'associazione di amici di Ripalta, quindi il richiamo della Proloco quando lo mandiamo in onda tutti ci vengono a soccorrere in questa manifestazione che veramente ha uno sforzo immane di persone e di volontari. Ma l'unione fa la forza e poi il risultato si vede. I risultati si vedono, sì, esatto. Questo io ci tengo a ribadirlo che le associazioni ci danno una mano grossissima, come la Proloco risponde alle altre associazioni, quindi è doveroso che la Proloco dia una mano sul territorio e in questo caso le altre associazioni ci rispondono in questo evento che ci compete e ci porta via diverso tempo libero anche alle nostre famiglie. Esatto. Grazie. Assessore, sono state coinvolte diverse scuole a questo evento? Sì, esattamente. Cominciando dai più piccoli abbiamo coinvolto le tre scuole dell'infanzia, che è la scuola del Piccolo Principe, la scuola Arcobaleno e la scuola Mascarucci di Cartoceto. E hanno i loro laboratori creativi e quindi hanno la partecipazione dei bambini e dei loro genitori. Questo siamo molto felici di coinvolgerli ogni anno e hanno anche un contributo da parte dell'amministrazione per questo evento. Poi abbiamo coinvolto le scuole primarie, esattamente le terze, le quarte, le quinte di Lucrezia e Cartoceto, facendo un concorso intitolato Tale quale Art e verrà premiato domenica successiva, l'11 novembre. Questa mattina c'è stato un evento in cui l'amministrazione crede ormai da alcuni anni, ovvero abbiamo premiato i migliori studenti che si sono distinti con il 10 e il 10 e lode a giugno nel conseguimento del diploma di terza media della scuola secondaria. Quindi abbiamo dato loro una postpay da poter spendere a loro piacimento e siamo veramente fieri di avere anche alunni nel nostro territorio con questo valore culturale, perché alla fine è un valore culturale, un ragazzino che si distingue con un pieno voto. Chissà se magari oggi qualcuno di loro è qua proprio per comprare l'olio di Cartoceto. Ci auguriamo di sì, anche perché spesso facciamo veramente un coinvolgimento con le scuole e quindi per l'olio, la qualità dell'olio che portiamo sulle nostre tavole entra anche in gioco quella che è l'alimentazione, educazione alimentare. Quindi ci auguriamo proprio di incontrarli in questi stand. Bruno, vedo le cassette vuote, ma l'oliva che fine ha fatto? È già andata a ruba? È andata a ruba, è andata. Io onestamente ce ne avevo anche diverse casse, però non avevo concorrenza, per cui è stato facile. Siamo ancora a metà pomeriggio. Sì. Comunque, olio libero da raccogliere, per cui la prossima domenica accontenteremo a quelli che non ho potuto accontentare oggi. Sì. A voi com'è andata quest'anno? Io non mi lamento, dico la verità, avevo tagliato 300 piante per i danni del freddo, però le altre 600 erano piene di oliva, per cui anche qualitativamente, dato che ho portato l'oliva qui, si presume di fare un buon olio, perché tanto l'oliva è la mamma dell'olio, se abbiamo l'oliva buona, l'olio penso no.
di conseguenza. Comunque ne rimane ancora qualcuna da tavola, sì, no? Da vendere, sì, anche quella, sì, ottima. Sì, quella è ottima, ottima, veramente, no, no. Anche quella è sana. Del pentolino. Sì, sì, no, veramente no, no. Quella, e poi sono tutte olive che, diciamo, senza conservanti, come si faceva una volta, addirittura tramarinata in salamoia, addirittura asciugata anche il camino, per cui ci abbiamo un'ampia scelta. La mosca da voi ha creato problemi? Allora, fino adesso non ho avuto problemi, però adesso è pieno di mosca, perché il tempo è caldo e umido, quindi potrebbe fare un po' di danno, però per l'olio non pregiudica, perché non fa in tempo a nascere. Però diciamo adesso è pieno di mosca, veramente, i nostri oliveti sono pieni. Quindi bisogna insomma fare la svelta, raccogliere tutto, se ci sono ancora piante. Va bene, della prossima settimana, 5 giorni di tempo buono, tiriamo giù gli ultimi 40-50 quintali. Bisogna sperare nel tempo. Bisogna sperare nel tempo, sì. E poi ci rivediamo qua intanto domenica prossima. Sì, sì, sì. E c'è anche un consorzio di tutela dell'olio cartoceto DOP. Tommaso Lenni è il presidente. Intanto raccontiamo un po' la storia, perché è nato, gli obiettivi e quando, quindi in che anno? Ah, il consorzio nasce nel 2004. L'obiettivo è proprio quello che ancora rimane come faro del consorzio stesso, che è la valorizzazione e la promozione dell'olio DOP di cartoceto, un olio che trae le sue origini già dal tempo dei Romani, conosciutissimo anche a Roma e importato a Roma e utilizzato anche dalla Repubblica Veneta come moneta. Venivano pagati i mercenari veneti con l'olio DOP, con l'olio di cartoceto. Fantastico, questa novità, insomma, novità, questa particolarità. Storiche, sì, importanti. E da lì trae origine poi la volontà di un territorio di valorizzare un prodotto che poi fa parte della loro socialità e della loro storia. Intorno alle olive, intorno all'olio, cartoceto, ma Colli al Metauro, Monbaroccio e la parte sud di Fano, la parte nord di Fano, sono e ritrovano la loro dimensione e la loro socialità nella raccolta delle olive, nella spremitura e tutto quello che è l'indotto del mercato dell'olio. Qua davanti a noi abbiamo dei prodotti, mi hanno detto che quest'anno non è andata proprio come il 2017, però è un olio sicuramente di qualità. La resa? Ah, la resa si aggira intorno al 14-15%, quindi abbastanza buona, non ci lamentiamo. Purtroppo la quantità delle olive è scarsa, ma questo un po' in generale in tutte le Marche, ma in tutta Italia, anche se il cartoceto ha subito un po' un calo leggermente maggiore, andiamo sul 60% invece del 50% a livello nazionale. Ecco, rispetto al resto d'Italia non possiamo lamentarci. No, l'olio comunque è ottimo, mantiene la sua fluidità, è delicato, non invasivo. L'olio di cartoceto DOP comunque nelle sue caratteristiche un pochino è cambiato, perché tutti gli anni, come il vino, abbiamo un'annata diversa, quindi poi cambia il gusto, ma rimane comunque la qualità. Lo assaggiamo, proviamo. Andiamo. Gli appassionati di buona cucina hanno l'opportunità di degustare olio, vini e formaggi direttamente dai produttori tra cantine e frantoi, per poi raggiungere i 13 punti ristoro dislocati nel centro storico, compresa la piazzetta di Via Guerrazzi, dove dedicarsi ad un aperitivo accompagnato dal vino. A servirlo i sommelier dell'Ice Pesaro.